Ciao amici miei mitici, Marco Drums Games Channel e come tutti i mesi giochi mensili del PlayStation Plus, amici miei. Andiamo a vedere i giochi di marzo 2022. Allora, Ghost Runner versione PlayStation 5, amici miei. Questo gioco, vabbè, è molto bello. Non ci sono neanche gli screen, dovrei andare nel gioco. Andiamo negli screen del gioco, dai. Visualizzo prodotto, così ve li faccio vedere. Allora, è molto bello, è molto bello. Poi, soprattutto la versione PS5 hanno fatto veramente, veramente un gran lavoro di frame rate che è molto stabile e veloce, è veloce, è veloce, è veloce. È molto bello, è particolare comunque, è molto particolare. Dopo andiamo a vedere cosa ci hanno incluso nell'abbonamento. Ark Survival Evolved. Ragazzi, io non l'ho scaricato perché io l'avevo comprato al day one. Questo gioco è molto bello. È un crafting puro, survival, dovete sopravvivere, dovete coprirvi se non prendete freddo e morite, dovrete addestrare gli animali, vedete, creare la vostra casetta, andare a spaccare la roba per creare le cose. E ci sono dei server dove c'è un sacco di gente. Ci sono anche tante espansioni già uscite perché il gioco è parecchio vecchiotto. C'è l'italiano e secondo me è il migliore, è uno dei migliori, è veramente figo. Diciamo che se riuscite a entrare e lo scaricate adesso col Plus, trovate i server italiani, un consiglio che vi do, così potete dialogare con loro e vedere di entrare in una loro alleanza che magari hanno già qualcosa di più evoluto, perché se partite da zero e vi trovano in giro, vi sterminano e magari poi il gioco diventa non troppo bello e piacevole da fare. Questo è un consiglio che vi dà Marco Drums. Poi il grandissimo Sonic Team Racing, ragazzi, provatelo perché non è solo un gioco da bambini, ma è veramente veramente bello anche per giocare a noi. È figo, c'è la coop anche a due giocatori sulla stessa televisione. C'è l'online, le gare sono fichissime, è in italiano, bello, bello, anzi è 4 addirittura. Guardate, c'è anche la fotografia che si può giocare in 4 sulla stessa TV, l'audio italiano, e sottotitolo italiano, molto molto bello, io ve lo consiglio perché tra l'altro è molto divertente, costava 40 pippe, insomma, non è male, grazie PlayStation Plus. In più c'è anche Ghost of Tsushima, la versione Legend, che è la versione online del gioco. Così, se non avete mai fatto Ghost of Tsushima, che è un gioco bellissimo, io l'ho platinato ed è veramente un gioco fantastico che trovate sul mio canale, ma non so se a questo punto Ghost of Tsushima io facevo già le live. Non lo so. Comunque io vi consiglio sia di comprare il gioco, ma prima di scaricarvi la versione questa qui online, così potete vedere il gameplay e la fighezza, la figata che è questo gioco qua. È veramente fighissimo, ragazzi. È anche complicatino la parte online, eh? Invece poi nel gioco potete scegliere la modalità facile, è tutto in italiano, ci sono delle situazioni veramente emozionanti, è veramente veramente bello come gioco, sia di gameplay, open world, potete andare a giro col cavallo dove volete nelle isole di Tsushima. È veramente bello, si capisce che è un gioco fatto con amore, è proprio giapponese, samurai e tutto quanto, è l'ambaradan giapponese. Comunque io vi ricordo, se avete PlayStation 5, ci sono sempre questi giochi qua che potete scaricare, che sono inclusi, il Crash, il God of War, Mortal Kombat, Fallout, Final Fantasy, Call of Duty, Battlefield 1, Persona 5, Resident Evil, Monster Hunter, Days Gone, Detroit, Uncharted 4, la versione quella normale perché è uscita una remastered, eh? Il Batman, Second Son, che è veramente fighissimo, Infamous, Ratchet & Clank, Last Guardian, è molto bello anche lui. Io l'avevo comprato al day one, mi sono divertito e adesso ve lo regalano praticamente perché è incluso nella PlayStation, nel Plus. The Last of Us, che è bellissimo, il primo, Bloodborne, bellissimo, anche il secondo, ragazzi, che vi consiglio, e Until Dawn. Questi sono sempre inclusi quando comprate la PlayStation 5. Dopo ci sono anche altri contenuti, pacchetti esclusivi che voi dovete continuamente andare a vedere, perché vi regalano un sacco di robe di gioco, ok? DLC, o anche pacchetti tipo questi qui, vedi, Foot, ti danno il pacchetto, Call of Duty, faccio un esempio solo, danno il pacchetto combattimento, le due armi, la divisa, insomma, un sacco di roba fighissima, ok, raga?
E niente, e per il mese di marzo è tutto. Noi ci vediamo col prossimo video ai giochi di aprile, che ancora non si sanno quali sono, ma tra un po' arriveranno le prime indiscrezioni. E mi raccomando di iscrivervi sul canale YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok e Twitch, i social, per sapere tutto quello del mondo di Marco Drums e tante notizie sui videogiochi. Il canale Twitch per le live, vi aspetto in live ragazzi, iscrivetevi al canale live, attivate la campanellina, commentate e mettete mi piace ai miei video, grazie mille. E YouTube, dove io salvo tutto, ci sono i tutorial, ci sono tutti i video fighi, quelli dei platini, come fare a fare le cose, esempio l'ultimo, come farmare giochi, i crediti su Gran Turismo 7, oppure come fare la cooperativa con i vostri amici su Elden Ring, esempio. E mi raccomando davvero di iscrivervi su YouTube, anche su YouTube, attivate la campanellina, mi piace e commentate. Ma la cosa più importante è che portate gente sul mio canale, ragazzi, così riusciamo a divertirci e fare sempre, sempre più cose e sempre più cose fighe. Voi siete mitici, io sono mitico e ciao a tutti, al prossimo video, quindi ci vediamo ad aprile con i giochi del PlayStation Plus, Sony PlayStation 5. Ciao amici, mitici!